DJ Chiama Italia. La voce è bellissima, era quella di Beyoncé, la canzone si chiama Halo, sono le 11.36, questa è Radio DJ. Eccoci. E con noi finalmente è arrivato Renato. Passano gli anni ma io sto ancora qui, presente, ti è. Questo era quello finto e questo, guarda, è quello vero. Veramente ne avrei bisogno di un paio come te, guarda, che li mando a fare i lavori sporchi. Bravo, per l'ultima, l'ultima volta mi hai detto, mortacci due, te mando a pagare l'IVA la prossima volta. Guarda, lo vedi che mi è rimasto questa necessità, beh, no? Beh. Ma gli amici che ci stanno a fare? Esatto, controfigure nei casi pericolosi, contravvenzioni, queste robe qua. Senti, in apertura questa mattina, annunciando il tuo arrivo, abbiamo raccontato, ho raccontato di una cosa che mi avevi raccontato tu molti anni fa, insomma, del fermento che c'era al Piper, di come prendevate in giro per esempio Patty Pravo o anche altri personaggi, dando la camomilla invece che le sigarette forti, e poi qualcuno andava fuori lo stesso. C'era un po' questa abitudine, era anche un esercizio motorio, perché te ce mandavano e quindi tu facevi un po' di footing. No, ma a parte tutto, ci stiamo prendendo un po' troppo sul serio ultimamente, o sbaglio? Certo. Questa gioventù fa fatica a decollare. Che bisogna dare. Ti ricordo che tu hai del Piper, che ci stavi anche un po' raccontando adesso fuori dall'onda. È di un posto molto vivo nel quale c'era molto scambio, una palestra a tutti gli effetti. Posto dove si trovava. Tu ti ricordi come ti sei presentato la prima volta al Pai? Guarda, la prima volta mi vestì dentro un portone, perché chiaramente non potevo andare lì vestito. Per strada, tu dici? Con Ralph Lauren, dovevo essere un po' alternativo, un po' hippie, fra hippie e beatnik, capito? Quindi mi cambiai dentro un portone dalle parti di Via Po, raggiunsi questa meta e trovai effettivamente dei miei simili. E come eri vestito, ti ricordi? Ero vestito, credo, con un pantalone che misi col calzante, perché oggi dice che fanno i pantaloni stretti, ma allora non entravano, se no. Non ci devo credere. Poi questi stivaletti, dire, molto un terzo piano abbondante. E niente, poi ci trovavamo lì e questo era già un premio. E il fatto poi era spogliarsi, che era un po' un dramma, capito? Perché ritornavi a una vita abbastanza normale, fra virgolette, no? Quindi si aveva un pochino questa si sottoponeva a questo stress del indossare una pelle, poi c'è la sindrome di Cenerentola, rinunciare a mezzanotte a zucca. Senti, chi ha usato e quando per la prima volta il termine sorcini? Avvenne a Viareggio, mentre io transitavo da Panariello, probabilmente. Sì, c'era sicuramente lui. Però io stavo con la mia motociclettona, con l'Harley Davidson, col sidecar, e arrivarono sto nugolo dei ragazzini sui motorini e dissi: ma guarda, questi sembrano tutti sorcini. Qualcuno ha acchiappato la cosa. Allora non c'era internet, quindi il tantam era un pochino più lento, però devo dire che nel corso del tempo ha fatto il giro del mondo sta cosa. Senti, tanti anni dopo esce un disco nuovo che si chiama Presente. Il fatto che si chiami Presente è perché tu sei ancora calato anche nell'attualità, o è semplicemente per rispondere a una sorta di appello discografico? Sì, ma l'appello è più generale, secondo me riguarda la discografia, ma riguarda soprattutto certi mutamenti ai quali non possiamo sottrarci, cioè il fatto di rispondere presente oggi è una sorta di anche di esorcizzazione per certe paure, questo tempo che va, dobbiamo dimostrare che tutto sommato non è che ci si senta contemporanei solo perché si hanno 20 anni. Ci si sente contemporanei in quanto si riesce a capire giovani e con loro affrontare un discorso anche di preparazione per un terreno e un territorio che ci veda ancora utili, perché Dio voglia che questa nostra esperienza a qualcuno serva invece di tenerci in panchina come fanno per le grandi vedette del calcio, no? Che stranamente molti di questi sono tenuti un pochino, forse perché costano troppo, gli si rompono, gli teniamoli lì perché sennò non siamo manco assicurati. Parlando di giovani, oggi c'è la puntata finale di Amici, giusto? Sì.
che è un reality televisivo, insomma, un talent show talent si chiama, show, talent nel show, quale si cerca di costruire. Si è espresso appunto abbastanza chiaramente, Renato, su sì, questo. Già e devo stampa dire, l'ho fatto, credo, anche con una grande onestà e obiettività, perché se si vuole bene ai giovani, evidentemente viene da dire che una certa preservazione va attuata. Non si può prendere un ragazzino, metterlo davanti a una telecamera senza che questo si sia fatti degli anticorpi, abbia una consapevolezza di quello che va rischiando, no? Quindi è un pochino questo che mi ha un pochino disturbato. Mi piace che la televisione riporti alla luce la musica leggera, che gli dia uno spazio e un ascolto meritevole per questa ragione, però mi piacerebbe che questi ragazzi fossero un pochino più protetti, cioè andiamo in palestra e lasciamoli pure adoperarsi nelle sperimentazioni in uno scantinato, quando voce, sono pronti certo, li mettiamo davanti al mezzo televisivo. No, la voce che, con la quale loro si difendono è: ma noi gli facciamo fare palestra, nel senso che noi li teniamo lì esponendoli ai rischi poi di una visualizzazione così aperta, certo, così certo, totale. Ci sono dei ragazzi che hanno una sensibilità forse più accesa di altri. Abbiamo visto questo episodio, che forse per fortuna dovremmo esserne abbastanza lontani, però quella ragazza che andò inglese sotto la casa di Abdul, Paul Abdul, e si tolse la vita, cioè non arriverei a pensare a una roba del genere, però mi piacerebbe credere che, come noi abbiamo avuto la carboneria e abbiamo vissuto da carbonari dentro questi scantinati fumosi e approssimativi, prima di diventare Claudio Baglioni, Antonello Venditti, Renato Zero, parlo di loro e De Gregori anche, perché sono romano e perché conosco che le frequentazioni loro erano le mie, sviluppare per tanti versi, no? Sul campo, questi però folk rosso, vi ricorderete, sì, no? Certo, certo. Mettiamo una canzone intanto, dai, questo è il singolo che da qualche giorno già sta suonando sulle radio, si chiama Ancora Qui, Renato Zero, Radio DJ. DJ Chiama Italia.